C'è un lui che ama, ha ricambiato un lui, ma quest'altro lui è interessato anche a una lei, perché al centro di Passages di Ira Sachs c'è proprio un triangolo amoroso molto contemporaneo, molto moderno, molto sensuale e che dice tanto di come si vivono le relazioni nel presente, negli anni 20 del nuovo secolo. E mi interessa particolarmente segnalarvi questo film perché è un po' il sogno, la base di questo canale, cioè oltre a parlare delle grandi pellicole che tutti vanno a vedere, fare analisi, eccetera, eccetera, mi interessa, mi preme tentare di fare in modo che arriviate al cinema quando ci sono queste pellicole, magari meno discusse, ma che sono veramente dei gioiellini e su cui c'è molto di cui discutere e riflettere. Passages è un film che dalla storia a come è girato, agli attori, ha sicuramente tanti elementi di pregio, ma forse il migliore sta nel fatto che mette insieme tre attori incredibili, magari non noti e stranoti al grandissimo pubblico, ma sicuramente stelle del giro cinefilo, tre grandi nomi europei che appartengono a tre nazioni differenti, in un film che è così contemporaneo, ma non nel senso di meta, non nel senso di meme, non nel senso superficiale, ma nel senso che fotografa una contemporaneità europea. Per esempio, cosmopolita, per esempio, multilingue. E appunto, mettendo insieme questi tre attori che di solito non lavorano insieme, realizza un sogno dei cinefili perché sono tutti e tre bellissimi, bravissimi, fichissimi. E fa qualcosa che ha un'aria differente. Chi sono questi tre attori? Uno è Franz Rogowski, come vi ho già detto, che interpreta il protagonista Thomas, che è questo, o Thomas perché lui è tedesco, che è questo regista che è impegnato sentimentalmente con un uomo, però si rivelerà ben presto essere bisessuale o quantomeno essere un omosessuale che a un certo punto c'è un momento di aprire i suoi orizzonti, come dicono in Polonia, cambiare campo di gioco, cambiare casacca, provare una relazione in una cornice eterosessuale. Franz Rogowski è un prezzemolino del cinema europeo. Se amate i film un po' d'autore, un po' festivalieri, probabilmente l'avete visto da qualche parte, non solo in film tedeschi, di cui comunque è stato protagonista e con cui si è fatto notare. Great Freedom. Se volete scoprire chi è Franz Rogowski, guardate quel film che è straordinario, bellissimo, forse. Gli ho dato addirittura 5-6, uno dei capolavori visti quest'anno, me la vendo così, buona e ce la mettiamo via. Come dicevo, lui si alterna in progetti tedeschi, in progetti inglesi, se anche qua l'hai visto in qualcosina anche di italiana. Insomma, è un po' l'Alice Rohrwacher tedesco, ognuno ha quell'attore che si ricicla un po'. E la stessa cosa si potrebbe dire anche perché è bravo, perché parla più di una lingua, perché è spendibile anche al di fuori dei propri confini. La stessa cosa si può dire, per esempio, di Adele Exarchopoulos, cioè ricordiamo un po' la ragazzotta di cui si prende una scuffia non solo la protagonista della Via d'Adele, ma palesemente anche il regista Abdelatif Kechiche che la lancia in contesto internazionale. Lei ha continuato a lavorare prevalentemente in film francesi, ma non solo, si è vista anche ovviamente in Belgio per evidenti motivi, ed è una star di prima fascia, magari non più rivelazione, ma star well established, cioè proprio riconosciuta in contesto europeo e ha toccato vari generi, vari ruoli e continua a crescere ed è sicuramente un'attrice da tenere d'occhio su cui fare affidamento. A completare questo trio, l'attore forse più stagionato, sicuramente più noto a livello internazionale, dato che ha partecipato anche ai Bond, ai film di 007, con protagonista Daniel Craig, c'è Ben Whishaw, per cui è una scuffia micidiale. Lo trovo bravissimo, delle sue interviste sono sempre molto ficcanti, molto intelligenti, un po' più interessanti sul livello sceneggiatore e regista, cioè di persone che hanno visioni, cose da dire, posizioni politiche. Ha dei capelli stupendi. Ha fatto tutta una serie di film che sono nel mio pantheon, da Bryce Star di Jane Campion, e ha anche spesso valicato l'Atlantico finendo in produzioni di Hollywood, magari un pochino più bizzarre, ma comunque le ha fatte. Per esempio, Cloud Atlas. Come vi accennavo prima di perdermi totalmente via nel momento perché mi piacciono questi trattori, Franz Rogowski, che abbiamo visto anche in Freaks Out, ecco, me ne mancava uno,
fa questo regista che è sentimentalmente impegnato da tempo con Martin, che è il personaggio di Ben Whishaw, che fa lo stampatore, il tipografo. Questo film è di un lasciatemi forte, indie fighetto, ascolto i Baustelle e i cani, ma sono diventati troppo commerciali, in contesto parigino, tedesco, che voi non potete capire. Cioè, io tenterò di farvi capire, ma sarà difficile. Gente fighissima, ma vestita in delle maniere improponibili, brutte. Ma con quel tocco un po', perché, cioè, è studiatamente brutto. Perché? Tutto così, case bizzarre, con le cornici appoggiate a terra, un po' scrostatine, ma scrostatine artsy nelle pareti. Mestieri bizzarri, gente che non muore di fame pur facendo questi mestieri nicchia, tipo il tipografo, tipo il regista, e lei fa la maestra. Insomma, loro due stanno insieme e a un certo punto, a fine riprese di un film, lui conosce a una festa Agathe, che è il personaggio di Adele Exarchopoulos, e ha un colpo di fulmine, anche perché Matti quella sera lì non c'era voglia, era stanco e è tornata a casa. La peculiarità del rapporto tra Martin e Thomas o Thomas è che loro sono una coppia di lunga data e hanno già passato delle crisi, ci viene spiegato. Tant'è che Martin inizialmente gli dice: guarda, ma vai tranquillo più o meno, Thomas, che tu quando finisci un film rimani sempre un po' in quel limbo, che non sai bene cosa fare, sei confuso, cerchi nuovi stimoli, mettiamola così. Ed è per esempio la stessa cosa che ci viene detto da molti registi in molti film. Mi viene in mente per esempio l'ultimo, The Book of Solutions, il libro delle soluzioni di Michel Gondry, di cui prima o poi arriverà la recensione, che ho visto a Cannes, in cui succede esattamente la stessa cosa. Michel Gondry finisce di girare un film, lo deve montare e dà di matto perché è un momento di crisi spirituale. Anche l'ultimo Salvatores, quello tremendo, con Tony Servillo che interpreta un regista mezzo alter ego di Salvatores che non ha voglia di montare il suo film. Insomma, quando c'è da montare i film, i registi si danno la macchia, almeno alcuni. E lui comincia ad avere questo intercorso di natura inizialmente squisitamente fisica con Agathe. La storia lo mette al centro di questo triangolo che via via si evolve anche in maniera sentimentale, in maniera sempre più complessa e che ricalca le difficoltà di barcamenarsi tra varie relazioni tra adulti, magari comunque giovani, ma non giovanissimi, cioè non adolescenti alla prima, seconda, terza, quarta, ma persone che in una relazione cercano già una certa stabilità affettiva e devono organizzare le proprie vite lavorative, case, cose, famiglie, eccetera, eccetera, in un'epoca contemporanea, che è una cosa rarissima nel cinema contemporaneo. Non solo perché tendenzialmente il cinema è innamorato dell'innamoramento, cioè ama raccontarci la prima fase, no? La scuffia, la passione. È più difficile costruire una narrazione su qualcosa di ripetitivo e assestato come una relazione di lunga data, un amore che è passato dall'innamoramento a amore vero e proprio, che magari è più profondo, però va coltivato ed è anche più ripetitivo, ha meno picchi che aiutano la narrazione e un ritmo di un film. Ira Sachs, in questo senso, crea un gran bel film. È un film di situazioni, di cose che succedono, ma anche in cui c'è momenti di quotidianità, momenti di incontri al baretto, chiacchierate nella camera da letto, momenti in cui si cucina, momenti di convivialità e momenti nelle case singole delle persone e nelle camere da letto, appunto. E attraverso questo racconta la difficoltà di creare una stabilità affettiva, un po' perché è anche fisiologico, è molto umano, dopo tanti anni con una persona, magari avere uno sbandamento, un'attrazione improvvisa e fortissima per un'altra persona. Però il punto del film è anche mettere al centro una persona particolare come Thomas, che è, adesso non mi inoltrerò in definizioni particolari perché non sono un'esperta di psicologia, però diciamo è la classica persona che attorno a sé crea disastri emotivi, perché ha bisogno di, tende sempre a vedere, ecco, in quello che non ha, ma sente che è a portata di mano e conquistabile, che sia una persona, che sia una relazione, quello che gli serve. Solo che poi una volta che ci si ritrova dentro, qua appena arrivano le prime difficoltà e limitazioni, al posto che impegnarsi, fugge da un'altra parte o dove era in precedenza.
In particolare in questo film è difficile entrare nei dettagli delle cose più interessanti e quello che mi dispiace sempre un po' quando faccio recensione è che non possiamo mai andare a commentare la parte stuzzicante dal punto di vista cinematografico, ma in questo caso anche personale, emotivo. Diciamo che più prosegue il film, più vediamo che Thomas non sa decidersi se stare con Agathe seriamente o se stare con Martin. Con in più il fatto che più le relazioni si allungano, più si creano cose che richiedono una certa stabilità. Però lui non è che non si voglia sentire legato. Quando sa che arriva un bivio che deve prendere una decisione, o lui o lei, e dovrebbe essere abbastanza definitiva, lui poi cerca di prendere la decisione, ma poi cerca di svicolare, creando una devastazione emotiva sia ad Agathe sia al povero Martin, che è un personaggio che segna il grande ritorno di Bewitchio nel tizi che soffrono come dei cani per amore. Lui è bravissimo in questo genere di personaggio, ma la affrontano con dignità e con un'umanità tale che ti fanno sentire doppiamente una merda, perché dici non sarei mai così, come posso dire, maturo emotivamente per reagire come fa lui. E la cosa bella del film è che mantiene i tre personaggi sullo stesso piano, pian piano facendoci esplorare i lati negativi di Thomas, diciamo, ma accordando a Agathe e Martin una maturità emotiva abbastanza realistica, ma interessante. Cioè non parte il catfight, non parte le litigate. Mi fa ridere pensare, per esempio, un Muccino come tramuterebbe questo film. Qui invece tra loro due c'è, loro hanno anche un accordo di reciproco rispetto, perché a un certo punto si rendono conto che si stanno, virgolette, contendendo quest'uomo. E la loro progressiva umanità, la loro capacità di dosare tra di loro le sbandate di Thomas, e nel caso di uno dei due o di entrambi di uscire dal ricatto emotivo in cui lui li mette, viene perfettamente bilanciata dal fatto che Thomas fa sempre più nefandezze. In particolare a un certo punto c'è un punto della relazione di Agathe che sembra ferire enormemente Martin. Tra parentesi, tra l'altro lui ha questa cosa tremenda, che lui va da Martin, lo guarda e gli spara le peggio cose in faccia, notizie scioccanti, cose che fanno male, così, senza fine. Cioè, lui ha bisogno di dirlo e spara così e poi dice, ah boh, basta. E c'è questo uomo che riesce a elaborare velocemente una notizia scioccante, cioè, quando gli torna a casa e gli dice, ah boh, beh, mi sono scopata una tipa, e mi è pure piaciuto. E lui riesce in pochissimi secondi a prendere il colpo, elaborare, non urlargli e tentare di portare avanti uno scambio per tentare di non buttarla subito da ti caccio di casa e investigare, tentare di riassorbire, essere propositivo e proattivo. Certo, a un certo punto anche lui c'ha un limite. Cosa dire questo film? È un film classico, abbastanza autoriale. A me ha ricordato moltissimo, dato il focus su questo tipo di relazioni e l'approccio che ha a raccontarlo, così contemporaneo, così attento alla parte psicologica ma non superficiale, mi ha ricordato tantissimo il cinema di Christophe Honoré, di cui amo alcuni film, ma che mi fa sempre star male perché è uno che è molto analitico, sbarra critico sul romanticismo, che invece è un po' una cosa che amo molto, e quindi mi sento sempre un po' attaccata quando vedo i suoi film. In questo caso non mi sono sentita tanto attaccata. C'è comunque il fatto che è un po' lentino, bisogna essere un po', come posso dire, aperti a questo genere di film europeo, eccetera. Però sicuramente vale la visione. Se poi vi è piaciuto La persona peggiore del mondo, appunto vi piace il cinema di Christophe Honoré, è assolutamente imperdibile. Da noi arriverà in esclusiva su Mubi, se non ricordo male, non mi ricordo se uscirà anche nelle sale, comunque si parla di agosto, ed è una vera chicca, anche solo per quanto sono fighi i protagonisti, e per una volta, ragazzi, per una volta si scopa abbastanza, si scopa in maniera elegante, ma si scopa, e c'è una bellissima e lunghissima scena in cui, suona ridicolo ma vi giuro che è vero, Bewitchio
recita con la sua schiena nuda nel mezzo di un amplesso. Avete presente il video di, com'è che si chiama? Troy e Sivan? Sì, Rush. Non coreografato. Se questa descrizione vi risuona qualche campanello, totalmente da vedere. Questo era quanto avevo da dirvi. Vi ringrazio, buona visione e a presto.